Ciao a tutti ragazzi, io sono Enzo e vi do il bentornati su Crisis Core. Benissimo, nell'ultima parte abbiamo visto un po' di azione. Genesis che Hook ha elaborato di Ojo, Engil, Mammoth Fury, tanta roba. Bene bene, siamo stati chiamati da Aerith perché ci ha chiesto di fare il carrello dei fiori e noi dobbiamo andare a fare proprio questo carrello dei fiori. Però prima di andare a fare questo fantomatico, questo spettacolare carrello dei fiori, ci esploriamo un pochettino Shinra e compagnia bella per vedere se ci sono cose nuove. Ovviamente, come al solito, farò dei dovuti tagli. Procedimox. Oggi metteremo alla prova la tua condizione fisica, Zack. È importante raccogliere dati sulle tue capacità. Sei pronto per il test? Cosa consiste il test? La tua condizione fisica è misurata dal numero di piegamenti che riesci a fare in un minuto. Premi X al momento giusto per eseguire i piegamenti in sequenza. Se premi X al momento sbagliato, spezzare il tuo rito e infatti, se dobbiamo fare un pochettino di squat. Dai, proviamo! Ops. Come devo fare? Ah, ok. Così. Ok, bene. Sì, però non mi fare il cambio di cazzine che mi rovini tutto. Oh, mi ricordo di questo gioco. Che meraviglia! Ma così ogni volta è uno strazio. Allora, comunque con questo qui ce la possiamo fare perché comunque si blocca ogni 2 secondi. Superato di tanto. Signore, quella è una performance degna di un agente soldier. Ok. 37, vedo praticamente 0, certo. Hai stabilito un'ora e ho ottenuto i quadricipiti d'acciaio, grazie. Piani sopporta vivande scena. Piani porta pioppo. Se ci riprovo, provo con un altro soldier, un altro tizio. Eh sì, questo è di livello superiore. Ok, vediamo un po'. Bisogna farlo nel momento in cui scendi. Allora, giusto passo. Mi ricordo di questo gioco qui, eh. Mi ricordo che avevo incominciato a fare anche un bel po' di squat fisici grazie anche a questo gioco. Quando incomincio ad aumentare, c'è una cutscene che ti sminchia un pochettino la sequenza. Quindi sono un po' troppo veloce, Jack. Così sballa, te l'ho detto. Non è quello si impalla, perché sennò... Vorrei fare contro Sephiroth. Almeno ho fatti 44, dai, ci sta. È stato un incontro eccellente, sei un avversario degno. Io non vedo davvero. 44. Nuovo record. Ceramica scena. Proviamoci. Soldier team. Terza classe. Andiamo. Cercare di fare meno errori possibili. Attenzione. Siamo già più veloci. Possiamo permetterci margini di errore.
coraggio, posso permettermi di sbagliare. Questo non va bene. Ci sto raggiungendo. Sai che anche qui abbiamo superato. Proprio come pensavo, Zack, sapevo che non avrei mai potuto batterti. Anche qui abbiamo battuto il record. Singoli scimmia. Credo che sia importante perché ti danno degli oggetti speciali. Seconda classe. Ok, diamoci da fare. Questa potrei anche perderla. È più veloce di me. Ah, cazzo. Questa non va. Questa deve farla perfetta. Eh no, però Zack, se sbagliamo così come due pirra, quello ci batte. Vabbè, Zack, smettiamo, non si può andare avanti così. Non devo fare errori. Concentrazione. Dimmi che l'ho superato, non ho guardato niente. Nessuno fa i regalamenti meglio di te. Che posso dire, sono davvero impressionato. Già ho cominciato a sudare freddo. E ho pure battuto il record. Questa è stata tosta. Questa è stata tosta. Saldatore scimmia. Ancora? Spero di no. Dai. Ah, ok, allora si rifondi di continuo. Cosa abbiamo ottenuto? Credo che abbiamo ottenuto dei negozi? No, niente. Quindi oggetti? Vediamo un po'. Ceramica usata in gran parte dalle macchine della scia. Cincoli usati per la fabbricazione delle mitragliette. Saldatore di qualità e grande facilità d'uso. Questa cosa mi ricordo che serviva una qualcosina, però non mi ricordo cosa. Vedremo poi in futuro, sicuramente tornerà utile a qualche funzione. Mi ricordo di quegli ingranaggi, però c'era qualcosa. Procediamo. Arriverà qualche mail? Scommetti che arriva qualche mail? Arriverà qualche mail? Dov'è Sephiroth? Ti stavi lamentando di non essere riuscito a contattare Sephiroth, ma ora è nella sala dati. Sembra che stia controllando tutti i documenti riguardanti una serie di esperimenti chiamata Progetto G e tutti gli altri esperimenti realizzati in quel periodo. Ma il Progetto G si è svolto più di 20 anni fa.
e Holland ha portato con sé parte di quei dati. Ho anche sentito dire che la roba davvero importante non è lì, ma è tenuta nascosta altrove. Non so se qualcuno riuscirà mai a comprendere appieno la portata di quegli esperimenti. Sei finito nella sala dati, quindi non penso che sia nella briefing room, suppongo. Vediamo un po'. Stavo discutendo di chi è la ragazza più bella di Linda. Beh, io penso che quella più carina sia la ragazza del centro informazioni. No, 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 non piglio, ti prego. Penso che la più bella di Linda sia la direttrice Scarlett del reparto di sviluppo medico. Non mi spiacerebbe essere calpestato dai suoi tacchi a spillo, non so se mi spiego. Zack, chi pensi sia la più bella di tutte? Io! Però no, dai, andiamo con Alice. Ah, capisco, un attimo. Chi è? È la tua ragazza? Ti stai montando la tua ragazza, amico? Ma fammi un piacere. E beh, oh, devo farvi contenti a voi, non ho capito. Scusate. Una volta quando facevo ancora parte del reparto scientifico, ho sentito il professor Holland dire che avrebbe fatto saltare la sedia nella scia in 1.000 pezzi un giorno. Forse non lo so, gli effetti dei fumi dell'alcol. Ma probabilmente diceva sul serio. Eh sì, Hollander non aveva tanto piacere a lavorare per la Shinra. Questa cosa. Parliamo qui col signore che guarda sempre il razzo. Cominciato l'addestramento, ha avuto questa Shinra, l'abitacolo Shinra, mi ha portato via il mio sogno di andare allo spazio. Non glielo perdonerò mai. E vabbè, rimanga qui a guardare il suo razzo. Assoggere, così sei nato a Gongaga, sei alto 1,90, sei figlio unico e ti piace fare i piegamenti. Interessante, cosa? Oh, niente. Ok, andiamo al piano di sopra per verificare se tutto è nella norma. Quindi deve esserci sempre il tizio che entra che esce con l'ascensore e dice: ah, ma qui tutti i posti qui, la scena fa schifo, eccolo qua. Ma io mi sono perso sempre, tu qui, il mondo fa. Ma devo piangere, dai, tu proprio copri un ruolo importantissimo in questo gioco. Oddio, ho perso quel giornalista, l'avevo quasi preso. È molto spetto, ma deve essere ancora qui intorno. Loveless. Oh, soldati. Questo è quello che mi diceva che facevo schifo. Ho fatto delle missioni secondarie dove sono scontrato spesso con il suo esercito e lui ogni missione mi diceva: ah, la prossima volta ti batteremo, la prossima volta ti batteremo. E non è andata così. Come abbiamo fatto a perdere continuamente contro un semplice agente Soldier? Mi stavo chiedendo, perché odi Soldier così tanto? Facciamo entrambi del parte della Shinra. Non possiamo andare d'accordo. Non vuoi nemmeno più rivolgere la parola a un semplice agente di Soldier? Vincere contro Soldier avrebbe migliorato il morale dei miei uomini, dice. Infatti non sono altro, non sono neanche lontanamente forti come i membri Soldier, ma fino a quando ci sarete voi, i fanti potranno prendersela con calma. È quello che più i giovani dicono continuamente. Volevo solo mostrare loro l'onore di un difensore di Midgar. Ma immagino che non mi rimanga altro che accettare la realtà dei fatti. Chi se ne importa se siamo della sicurezza di Solger? La cosa più importante per noi è la sicurezza di Midgar. Ho ascoltato abbastanza un semplice agente di Solger come te. Non ho bisogno che tu mi dica come delle cose così ovvie. Guarda che è la verità, bello. Se tu vuoi fare il superiore, te ne vai dall'altra parte. Ho sprecato fin troppo tempo qui, devo andare. Siamo un rosicone del cavolo. E tu? Non so nemmeno come ti chiami. Zack, prima classe Soldier. Non lo dimenticherò. Artigiano provetto. Che è un negozio? C'è un altro ingranaggio?
contiene le istruzioni per costruire il carrello dei tuoi sogni. Ah! Ecco, allora ci serviva muoverci. Così possiamo fare il carretto. Carrello. Che ci fai qui? Qualcosa non va? Hai saputo? I partigiani di Wutai stanno formando un'organizzazione anti-incinera. Wutai, è vero? Scusate, mi è scappata la scarpa. Sì, è chiaro che dietro tutte le loro forze speciali, è chiaro che dietro ci sono le loro forze speciali, l'unità crescente, e le loro spie si sono già infiltrate a Midgar. Dici sul serio? Sappiamo che sono in 6 e che sono già al lavoro qui a Midgar. Stiamo controllando tutte le aree, ma non siamo riusciti ancora a scoprirle. Mi aiuterò a cercarle. Grazie per il tuo aiuto. Allora dividiamoci. Ecco alcune informazioni sulla prima spia che vogliamo catturare. Sappiamo che si trova nel settore 8. Se trovi qualche sospetto, trattenilo immediatamente. Le spie di Wutai sono maestre dei travestimenti. Non farti ingannare dal loro aspetto. Mi ricordo di questa missioncina. A Midgar ci sono 6 spie di Wutai travestite da normali abitanti. Trova le 6 spie, per ottenere informazioni sull'unità crescente. E io so dove andare a cercare. Non è vero, però so che ci sono alcuni sospetti. E noi qui abbiamo solamente un'informazione. Qui c'è la signorina di Loveless. Il gruppo di studio ha raccolto un unico volume, le teorie di Genesis sull'ultimo atto di Loveless. Stiamo ricevendo un sacco di soldi grazie alle vendite. Deve essere stata la benedizione di Genesis. Pelle rosse invece è in rosso. Il loro materiale promozionale sta perdendo. Niente accade per caso. Il gruppo di studio sarà l'unico vero fan di fan club di Genesis. Penso che ti sia arrivato in mente. Il mistero dell'ultimo atto. Il nostro libro autopubblicato sulle teorie Loveless di Genesis è diventato un best seller senza precedenti. Sfruttiamo questo successo per portare avanti i nostri studi sull'atto finale. Il più grande mistero dell'atto finale è cosa accade al mondo dopo che Dorden è dato. La chiave per comprendere tutto questo è l'interpretazione della Dea in questo contesto, ma gli esperti non hanno ancora raggiunto il consenso. Ciò che succede dopo che si ottiene il dono della Dea è la Dea, è il mistero della Dea. Il nostro Genesis sta cercando questa cosa qui. Questo. Fermo un attimo. Soldier? Niente. Sono un civile, non ho molto da fare, non parlarmi. Ma tu invece hai qualcosa da dirmi. Che c'è? Ti ho detto di non parlarmi. Invece tu adesso mi parli. Sei stato scoperto. Ho scoperto una spelluta. Oh, si combatte? No. Non puoi scappare. Sapevo che potevo contare su di te, Zack. Stiamo interrogando la spelluta riguardo la posizione degli altri partigiani. Se riusciamo a scoprire qualcosa, ti assegneremo una missione. Ecco qualche informazione sulla seconda spia. Indosso l'uniforme completa dell'esercito della Shir. Ed è persino uscita ad entrare nel palazzo Shira. L'abbiamo cercato al settore 8 ma senza fortuna. Ora sappiamo che aspetto ha, dubito che tornerà nella sede Shira. Quindi è vestito da soldato della Shira? Vabbè, ora che sanno che è vestito, che significa? Perché comunque tanti soldati ci sono, quindi un po' mela cosa. Vediamo se questo qui, ma questo cerca lo scoop, il giornalista, non serve a niente. Da qualche parte a Midgar ci dovrebbe essere un fan club di Sephiroth, chiamato l'Elite d'Argento. Pare che sia composto da membri selezionati tra i fan più devoti di tutti. Ho sentito dire che ricevono informazioni riservate, foto rare che gli altri fan non riescono ad avere. Entrerò nell'elite d'argento, costi quel che costi. Beh, se è il suo obiettivo, signora, buona fortuna. Anche se so che noi troveremo questo gruppo di elite. Lei? Ah, il giornalista! Pensavo che fossi qui con l'esercito della Shira. Qualcuno mi sta inseguendo, ecco perché mi nascondo. Non voglio sembrare sospettoso. Vai via, per favore. Sono di Soldier, mi dispiace.
lasciami in pace, non sono cattivo, sono solo un giornalista che cerca di guadagnarsi da vivere. Non hai certo l'aspetto di un malintenzionato. Mi sa che hai ragione. Ti sono debitore. A proposito, chi sei? Il mio nome non è importante, sono un giornalista e sto cercando di scoprire il segreto più scuro della Scire. I nostri lettori vogliono sempre la verità e mi dovrei offrirla. Perché non mi dai il tuo indirizzo mail? Ti invierò i miei articoli gratuitamente, è il mio modo per ringraziarti. Vabbè. Non dirò niente, ti dirò di smettere di ficcare gli affari della Scire, ma cerca di non esagerare, capito? Ho capito, ci vediamo. E mi è arrivata una mail, ovviamente, leggiamo. La verità su Soldier. Due agenti Soldier riportati come deceduti sono stati avvistati vivi. Sia Genesis che Engil sono stati visti entrare nella fabbrica di scatolamento di mele a Banora. Anzi, la mia fonte dice di aver visto più di un Genesis. Uno dopo l'altro, in sequenza, c'era anche Hollander del reparto sviluppo scientifico. Possiamo solo presumere che Genesis e Engil siano coinvolti negli esperimenti che si stanno svolgendo nella fabbrica. Ho perso tutti i contatti con la mia fonte da allora. Mi auguro che stia bene. È stata l'esplosione a Banora. Non so, su viso vale 3 stelle, ma ora vediamo quanto ha nel portafoglio. Complimenti, signorina, lei ha un'ottima griglia di valutazione. Che bellezza, divertiamoci un po', eh? Vabbè, ciao. Il treno è qui finalmente, ce l'ha messo il tempo per arrivare. Puoi prenderlo per andare al mercato dei bassifoni del settore 5. Ah, interessante. Quindi posso prendere il treno? Ah, praticamente vado lì, varco la soglia e arrivo ai bassi fondi. Però, io voglio tornare alla Shira. Perché voglio cercare quel soldatino. Quello là, la spia Wutai. Ma quel dottore prima c'era? Ok, vediamo se era questo qui. Che ci fanno scendendo qui ad ossiare un posto come questo? I burattini del reparto sviluppo scientifico come te non possono parlarmi. Burattini? Hai detto burattini? Spero che tu non stia parlando di Soldier, amico. Tutti quei discorsi su Soldier non hanno effetto su di me. Sei solo un ammasso di muscoli senza cervello. Combattiamo in tutto il mondo per difendere Midgar, combattiamo per proteggerli. Penso che il mio contributo al mondo sia maggiore di quello di uno sfigato che sta seduto tutto il giorno. Complimenti, Zacro, per dare pareri sugli scienziati. Complimenti. Mi farti una domanda? Spara. Che ci fai qui? Zac sta subendo le peggio riflessioni da parte di tutte le persone, no? È un minuto? Che c'è? Hai saputo? Dei mostri apparsi recentemente a Midgar e Calm? Certo, ne parlano tutti. Sembra che i mostri un tempo fossero delle cavie dal laboratorio del reparto scientifico. Vuol dire che quei mostri sono scappati dalle gabbie della Shira? Pensi davvero che avrebbero potuto superare la sicurezza di questo palazzo, del palazzo da soli? Quindi significa che la compagnia ha deciso di insabbiare questa storia inviando degli agenti Soldier a eliminare quei mostri. Potrebbero inviare anche te, ma non parlare con nessuno per ora. D'accordo. Sai che queste sono missioni secondarie. Mostri della Shira. Cosa sta succedendo a questa compagnia? Credo che quello lì si sia spostato da qualche altra parte. L'Espirito Time. Oh! È in giro! Dove è finito? Scusami, ma sono un po' impegnato. Sì, non sono riuscito nemmeno a contattare Sergio. È successo qualcosa? Guardate l'ala di Engineer. Non direi, si è rinchiuso dalla sala dati e non fa che leggere vecchi rapporti e roba del genere. Capisco. Ehi, dove vai? Ultimamente non ti capisco proprio. Genesis e Anderson a Modehoem. Sei venuto a dirmi questo? Stai davvero lavorando? Immagino che il mio cuore sia ancora di Soldier. Ho informato anche la Sarte. Passeranno a prenderti tra poco.
Ma noi abbiamo da fare, eh? Cioè, che questo qui è l'agente Solger. Fermo. Ah, sei tu. Tu sei... Niente, signore, sono un fan della sciglia di pattuglia. Sicuro? Sicuro? Si fermi. Tutto in ordine, signor Solger. Mi chiamo proprio questo tizio, vorrei che mi lasciasse in pace. È a caso gente come lui che abbiamo perso molti dei nostri uomini. Ah, e no, bello, tu non ti muovi. Peccato. Un'altra spia di Wutai. Eccoti qua. Vediamo un po' se mi dice la terza spia qual è. Ecco alcune informazioni sulla terza spia. Sembra che sia in possesso di dati riservati dopo essere riuscita a infiltrarsi nel piano di Soce. Considerata la sua arroganza, pensiamo che si è travestita come qualcuno ha a che fare con la scena. Io credo che sia il dottore. Facciamo una cosa, andiamo di nuovo alla Shira, andiamo di nuovo alla parte degli esperimenti, là, la sala dello sviluppo, perché quello scienziato con cui abbiamo parlato, secondo me aveva qualcosa che mi puzzava, non mi convinceva. Non mi convinceva per niente. E noi andremo a stanare. Mi sa che anche questa puntata sarà un pochettino di... Vocazione. Questo è GDR. GDR non è continuamente azione. GDR è soprattutto esplorazione. Cerca di renderlo il più allegro possibile, in gameplay si cerca di renderlo il più movimentato possibile, però è ovvio che, scusa, non puoi saltare cose o pretendere di renderle diverse da quello che sono, quindi insomma, spero che non vi annoi questa cosa qui. Allora, vediamo un po', perché no? Questo soggetto no, non era questo. Questi tre non li conosciamo. No, questo mi spiega della cosa. Un arrogante. Questo arrogante dove si trova? Vediamo se è quello lì dell'ascensore. Andiamo a allontanare. Una volta sempre sta cosa. Ok. Faccio molta fatica ad orientarmi, sbaglio sempre piano ovunque vado, non ho intenzioni sospette, smetti di guardarmi così. Mi sa che abbiamo trovato la terza spia. Te l'ho già detto, sono... Il gioco è finito? Eh? Ecco la terza spia. Eccola, che grazioso. Preso. Con tanto di ascia che si portava appresso, dove se la nascondeva? Nelle gambe. Lo so. Vediamo la quarta spia. Si è travestita da donna. Pare che sia fissata con i soldi, ma non è un dettaglio molto utile. E già sappiamo dove andare. Ecco, quando uno... questa è una cosa ovvia dei giocatori di ruolo, però quando si esplora bene un ambiente, si conoscono i vari punti, si parla spesso con le persone, anche se dicono le stesse cose, però appena ti arriva un indizio, capisci dove devi andare. E la signorina che cerca tutti i soldi l'abbiamo qui. Il suo viso 3 stelle, sì signorina, allora lei adesso parli con noi, eh? Stai cercando anche tu di rimorchiarmi? No, non sto cercando di rimorchiarti, mia cara. Sto cercando di svelare il tuo volto.
Già. Ecco la quarta sfida. Presa. Vediamo la quinta. I nostri fumetti ci dicono che non è di Wutai, quindi probabilmente che abbia altre ragioni per odiare Nashir. È possibile che la spia ha a che fare con lo sviluppo spaziale. E anche questo sappiamo chi è. Il discorso di prima che vi facevo. Eccolo qua. Testamento, parliamo di nuovo. Ce l'ho con la Shira? Certo che sì, allora. Diciamo che... so tutto. Ed ecco la quinta spia. La sesta forse è un po' complicata. Vediamo un po'. C'è l'abbia con un agente Soldier che ha partecipato a un'operazione in Wutai. Sarebbe con un agente Soldier che ha partecipato alla operazione di Wutai. Quindi sei tu, Zack, non sappiamo altro al momento. Vediamo un po' perché ora. Piano Soldier. Con chi? Che mi ricordo di aver parlato con qualcuno, però... no, non è qua... Si è tornato, ha detto che non ci si sorge da Nashir, è arrivato e ha fatto nere i mostri. Quindi dovresti ringraziare quel tipo di sorge allora, non pensi? Sì, allora il tipo è tuo zio. Sì, è bellissimo, indossa sempre vestiti eleganti. Vivi vicino al mercato delle mura. Tutte le camere di casa sono grandi e pulite. Dice che fai don di lavoro. Il don? Che nome strano per un lavoro. Che sia a capo di un'organizzazione criminale? E fa il don. Sono fiero, sono un fiero soldato di Wutai, posso affrontare l'intero esercito della Shida. Soldier non può nulla contro di me. Sicuro? Sono un soldato di Wutai, è paura di me adesso. Ehi tu, nanerottolo. Che c'è, amico? Fine dei giochi. Il nanerottolo. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo catturato tutti e tre spie. Dare informazioni sui due apprezzati e segnare una missione. Siamo riusciti a catturare tutte le spie di Wutai. Tutto grazie a te, Zack. Ora non ci rimane che distruggere le basi dei partigiani. Penso che legno di noce. Penso che con questo abbiamo completato. Facciamo una cosa. Andate a casa. Eh sì, ragazzi, andate a casa purtroppo, mi dispiace. Vi
il ragazzino nuovo è andato. Facciamo una cosa. Oh, signora, lei? Faccio parte del fan club servito più importante, Ricchi d'Argento. Oh, Ricchi d'Argento. Molti non credono nemmeno che esistiamo, ma è un miracolo che tu abbia la possibilità di entrare. Solo noi decidiamo chi può far parte del club. Le iscrizioni sono aperte solo due volte l'anno. Davvero? Cominciamo l'esame di ammissione. Aia. Un attimo, non dovresti chiedermi se voglio far parte del... Domanda numero 1. Qual è il nome della squadra di Sephiroth? Masamune, credo. Dovresti meglio rispondere prima che scada il tempo. Questo dovrebbe essere. Esatto. Domanda numero 2. Come si chiama l'attacco finale di Sephiroth? Supernova. Che colpo Omni? Non credo, mega fusione no, supernova. Esatto. Però questo riguarda Final Fantasy 7 in generale. Domanda numero 3. Con quale mano Sephiroth impugna la spada? Con la sinistra, che è mancino. Ah. All'onore e l'onore di far parte dell'elite d'argento. Sembra che tu abbia appena ricevuto la tua email. E tanto per cambiare, non manca di avere un'email. L'odore dei menti argentei. Cari membri dell'elite d'argento, in questo aggiornamento vi diamo un'altra informazione vitale su Sephiroth, il segreto dei suoi capelli meravigliosi. Cioè, questo è un segreto, ma veramente voglio sapere come cazzo si fa a mantenere quei capelli così lisci. Il segreto dei suoi capelli meravigliosi, i prodotti che usa sono della qualità migliore, realizzati e forniti dalla Shira. Sembra che usi una bottiglia intera di shampoo ed una di balsamo ogni volta che si lava i capelli. Profumano di 13 fragranze differenti, rosa e vaniglia incluse. E pare che l'odore del seggio ti lascia attorno a sé quando si pettina cambia ogni giorno. Che schifo. Fondato più di 20 anni fa, solo la nostra presidentessa conosce tutti i dettagli della lunga storia, ma non si mostra mai in pubblico, la conosciamo solo via email. Chissà come di persona. Vuoi vedere che la presidentessa è proprio serio? Facciamo una cosa, signori, che oggi già abbiamo girato anche abbastanza. Volevo continuare un pochettino di storia, ma a quanto pare c'è stato parecchio secondario da fare. Noi andiamo a salvare la partita e ci fermiamo per oggi, anche perché sono abbastanza stanco. Questo è il bello del gioco di ruolo. E ci sono tre missioni. Signori, spero che il video vi sia piaciuto. Detta così sembro un youtuber classico. Spero che la puntata di oggi sia stata abbastanza gradevole. Io vi ringrazio sempre per seguirmi e la continuazione della storia la facciamo la prossima volta. Un saluto da Enzo Antonio.